Vi riconosco quelli come te. Avete gli occhi spenti. E nessuno voglia di raccontare. 2 anni e mezzo, 3 anni fa, all'incirca, io avevo questa storia e questa idea. Sapevo, credevo e pensavo potesse poi diventare una storia interessante da poter raccontare al pubblico e quindi l'ho portata avanti in questa fase di preproduzione. Poi la scelta ovviamente degli attori, avevo bisogno di un attore già formato, quindi che arrivasse da una scuola di teatro, da esperienze di teatro e di cinema. E ho trovato appunto Arturo Di Tullio, un attore tecnico, di pancia e di testa, che portasse avanti il film lungo il percorso. Però è anche vero che avevo bisogno poi di trovare una serie di attori capaci di raccontare all'interno del film i loro personaggi in modo molto più autentico, naturale e spontaneo. Ovviamente abbiamo fatto una preparazione che è durata circa un anno e questa preparazione era dedicata al capire, assaporare, conoscere la tecnica sul set, perché poi sul set bisogna anche saper esprimersi dentro certi parametri. Mi chiedevo, secondo te, come possono le immagini, anche in un tema così scottante, esprimere più delle parole, più dei dialoghi? Abbiamo visto anche dal punto di vista politico-sociale come le fotografie abbiano colpito molto di più che poi l'enumerazione dei numeri, dei morti, dei migranti, chiaro, eccetera. Secondo te che potere ha il cinema in questo senso? E la forza del cinema è proprio quella. Una buona sceneggiatura è proprio quando hai poche, riesci a raccontare per immagini, a lanciare un messaggio, uno spunto, un qualcosa, proprio eliminando il testo e sostituendolo con un qualcosa di visivo. Vorrei chiedere alle attrici come ci si approccia ad un tema così difficile, a dei personaggi che comunque sono dei profughi, quindi vivono una situazione di disagio, senza risultare magari eccessivamente patetici, senza giocare sulla facile emozione. Certo. Vuoi rispondere? Parti tu. Allora, come attrice, rifacendomi magari anche un po' al discorso di prima, ovviamente il lavoro attoriale è molto introspettivo, quindi in questo caso per non cadere nel patetico è ovvio, devi cercare in qualche modo di immedesimarti in qualcosa che però non conosci ovviamente, per cui puoi solo immaginarlo, cercare di farlo tuo e renderlo nella maniera più naturale possibile. Per cui almeno io ho pensato, se mi trovassi in quella situazione, io come mi comporterei? E quindi di conseguenza il lavoro poi attoriale è diventato questo, cioè cercare di fare qualcosa di mio, qualcosa che in realtà è molto lontano dalla mia realtà, senza diventare una macchietta. Come ha detto la mia collega amica Alessandra, di base sì, esatto, è quello, cioè fortunatamente nessuno di noi ha vissuto realmente la condizione di profugo, di dover scappare dal proprio paese, dalla situazione così disastrata che è poi quella che è rappresentata, quindi abbiamo tentato magari di attingere da un'esperienza passata che comunque in parte ti ha rattristato, lasciato un segno negativo, per senza eccedere troppo nella macchietta, esatto, e tenerla un pochino comunque tua. Il governo rassicura sulla prontezza dell'intervento in mare per impedire le partenze da parte di migliaia di italiani che cercano fortuna. E Andrea, invece un regista come si tiene lontano da giudizio, da prese di posizione, che leggendo anche il press book mi sembra che sia un punto a cui tu tieni molto, ovvero non lanciare un messaggio politico ma riflettere sulla gravità della situazione, sulla sofferenza dei personaggi che rappresenti. Mi piaceva gettare ad un tavolo con due amici questa provocazione, quindi mentre arrivano le pizze al tavolo, due amici davanti, ma squilla il telefono, io ho appena lanciato questa provocazione del film, il tema del film, poi mi squilla il telefono, mi alzo, mi allontano per un minuto e quando torno
vedo i due che non mi guardano neanche in faccia perché stanno discutendo tra loro sul tema. Quindi sono loro poi a prendere una posizione da una parte o dall'altra. E in quel caso il film ha già vinto. Non siete solo regista, attrici, attori, ma dovete anche sapervi vendere, promuovere, seguire magari la parte promozionale. Come sta il cinema indipendente italiano e come vivete voi la situazione? Domanda un po' generica, ma... Allora, per il poco che può essere la mia esperienza, perché comunque questo è il mio primo film indipendente, quindi è la mia prima esperienza nell'indipendente, posso dire che o si è animati da grande passione e una convinzione anche in quello che stai facendo, per cui sposi l'idea, sposi il progetto e sposi ogni singola persona con la quale tu stai facendo questa cosa, no? Quindi nel mio caso il gruppo dei profughi, e quindi diventa davvero una grande famiglia con la quale tu condividi qualsiasi cosa e quindi di conseguenza la promozione del film, perché nel momento in cui il prodotto è finito tu hai in mano veramente il duro lavoro di mesi, di anni in questo caso, e quindi la cosa migliore che puoi fare è sponsorizzarlo al meglio e spingere il più possibile per fare in modo che più persone possano vederlo e apprezzare comunque il risultato finale. Quindi sì, è un duro lavoro, ma ne vale veramente la pena. Poi c'è, se posso aggiungere un'altra cosa, indipendente, attenzione, non vuol dire film di quarta categoria, questa è una cosa importante. E poi una cosa che dico sempre, il vantaggio di riuscire a fare un film indipendente è il fatto di rimanere in qualche modo puliti fino in fondo e onesti con se stessi, della serie non sono tenuto e nessuno mi obbliga a dover decidere di cambiare il finale. Quindi non abbiamo imposizioni dall'alto. Quindi ci piace il finale così come è stato raccontato, continuiamo a mantenerlo fino alla fine. Questo sembra poco, ma in realtà è un grande vantaggio.